Ragazzi, mi raccomando, guardate tutto questo video perché neanche nel nostro peggior incubo potevamo immaginare una cosa del genere. Vi dico solo questo, io vi lascio al video, lasciate un bel mi piace, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giocatore60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 18 con la carriera di allenatore con il Napoli su FIFA 19. Che cosa faremo in questo video? Giocheremo le ultime due partite del mese di dicembre e poi inizieremo il grandissimo mercato di gennaio. Come vi ho anticipato negli ultimi episodi, cercheremo di chiudere la trattativa per Lionel Messi nel giro di 4 giorni, perché poi abbiamo la Juve. Lionel Messi deve esordire contro la Juventus di Cristiano Ronaldo e destino, dobbiamo fare di tutto per farlo giocare qui. Prima di arrivare alla seconda parte del video, non sottovalutiamo queste due partite perché siamo in testa alla classifica e quindi dobbiamo rimanere lì, non possiamo dimenticarci di queste due sfide. Non andate avanti, guardatele perché sono 6 punti molto importanti. La formazione l'ho già preparata, è questa qui, solito 4-3-3, Cutrone è lì davanti con 83 e quando arriverà Messi vedremo un po' come organizzarci, ma come ho detto prima ci penseremo dopo. Andiamo a giocare, siamo a San Siro, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto ragazzi, ci siamo a San Siro, le squadre sono in campo, inquadrato Koulibaly e inizia adesso Milan-Napoli. Mertens diventa buona per Cutrone che prova a farla alta, non così, ma va bene lo stesso. Vinicius per il colpo di testa di Hamsik. Ok, bella azione, non voluta, ma è venuta bene. Esistiamo ancora noi, Vinicius Junior, come lo salta, Vinicius Junior, fino in fondo lo salta ancora, Vinicius è passato, Vinicius con il mancino, che azione ha fatto Vinicius. Con del Milan però, con Munir, direttamente dal Barça, Lilovic, attenzione da solo di testa Munir, eccolo qua, 1-0. Hamsik diventa buona per Vinicius, il migliore in campo, prova a farla sul secondo palo per nessuno, poi Vinicius la tiene lì, il rimpallo, Hamsik, che parata di Donnarumma in qualche modo al 65esimo. Siamo in partita, questo è quello che conta, dentro l'Axalt non ci interessa. Cutrone, attenzione qui, Mertens, forza Hamsik, allarga dall'altro lato per Vinicius Junior che può andare fino in fondo. Con il destro di esterno, dovevo per forza tirare da lì, non c'era nessuno. Assedio totale adesso, Skriniar diventa buona per Mertens che appoggia per Vinicius, che non sbaglia, 1-1, prendiamo il pallone perché non è finita. Laxalt, occhio, no, bello, bellissimo. Complimenti. Non sapevo che Iniesta giocasse nel Milan. Avete visto che assist che ha fatto Conti? Mamma mia. Cioè, per mettere un pallone così ci vogliono solo i piedi di Iniesta o di Modric. E l'arbitro fischia la fine. Niente da fare. Complimenti a loro. Hanno sfruttato le uniche due occasioni che hanno avuto. 10 tiri a 4. Migliore in campo Vinicius Junior. Lo sapevamo benissimo. E torniamo a casa con 0 punti, ma con una bella prestazione. Almeno questo. Rimaniamo in testa però, perché l'Inter deve ancora giocare. Ecco, mi sembrava strano. E dopo c'è la Juventus ragazzi, c'è la Juventus dietro di noi che a inizio campionato era al 9° posto e le sta vincendo tutte. Ci sono stati i sorteggi di Europa League, questo significa che ci sono stati i sorteggi anche di Champions. Adesso andiamo a vedere la nostra avversaria, non vi preoccupate. Prima però vediamo la classifica, perché l'Inter ha vinto, la Juventus ha vinto, ma noi abbiamo una partita in meno, quindi se vinciamo andiamo a quota 35. Vediamo un po' il Carpi. Ah ecco, mi è venuto un colpo. Cos'è il Carpi agli ottavi di Champions? No, è il prossimo mese, è il destino. Ragazzi, è il destino. Messi contro il suo Barça. Noi faremo di tutto in questo video per portarlo a casa. Faremo di tutto ragazzi, di tutto. C'è un giocatore in scadenza, Hamsik. Come in scadenza? Hamsik è in scadenza. Anche Mertens, ma l'abbiamo venduto, quindi non c'è problema. Hamsik però si rinnova. Si potrebbe anche vendere, ma è il nostro capitano, quindi delega rinnova.
un rinnovo bello pesante, ragazzi, per Amsic con un Pongo Limiti. Ruolo importante, 3 anni di contratto, ok, va bene. Formazione confermata comunque, andiamo a giocare, signori, perché adesso non possiamo sbagliare. Altra trasferta, seconda trasferta di fila, e ci tocca fare bene. Questa è la squadra e noi, signori, ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, ci siamo, sotto la pioggia, le squadre sono in campo e inizia adesso Chievo-Verona-Napoli. Cutrone diventa panna per Lorenzini, insegna che fa andare fino in fondo la sterzata dentro per Cutrone, molto bello Cutrone, Cutrone con il mancino Sorrentino, è vero qui che c'è Buffon. Arthur diventa palla per Insigne, non può tirare da qui, invece sì, Insigne a giro, pallone fuori di 2 mm, 2. Birsa, attenzione qui, Birsa, le finte, Birsa, ok, non t'azzardare a fischiare fallo che non c'è, non c'è. Punizione, attenti qui, occhio nel 7 traversa, non ci credo, di testa, via, 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 via. Arthur, occhio, Cutrone, sono tutti qui, di tacco, mamma mia, mamma mia. In piedi, signori, in piedi, per sbloccare questa partita con un pullman davanti alla porta ci voleva solo una magia. E questa magia l'ha fatta Marek Hamšík, se non sbaglio. Esatto, colpo di tacco e gol ovviamente del nostro Dries Mertens. Festeggia così il rinnovo del contratto Hamšík. Ora bisogna chiuderla però Hamšík, ancora per Mertens, 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 con il mancino. Doppietta, Dries Mertens nel giro di 2 minuti. Come cambiano le partite. Traversa del Chievo 2 minuti fa e adesso siamo 2-0 con partita quasi chiusa. Stepinski, Obi, no, stiamo attenti, Obi, allarga dalla trota, non facciamo riaprire questa partita. Ivan Lopez, la crossa per la rovesciata di Stepinski, 2-1. Il bug della rovesciata ci colpisce. La stiamo gestendo, 2 di recupero, sono su difesa d'oltranza, Cutrone, ottima per Mertens, dentro per Vinicius che appoggia dentro per Mertens, che fa la pinta Mertens, forse spinto, no, ma chi se ne frega perché l'arbitro fischia la fine. E salutiamo così Dries Mertens che con una doppietta lascia Napoli e vola a Real Madrid. Questa è stata l'ultima partita di questo giocatore qui. Saluta tutti e se ne va. Adesso non ci resta che avanzare. Questa è la classifica, 37, 35, 34. Facciamo gli allenamenti perché poi dobbiamo iniziare il mercato di gennaio. Saranno 4 giorni veramente difficili. Speriamo che vada tutto per il verso giusto. Luperto ci ringrazia, ma è giocato 1 minuto, però ci ringrazia. Va bene, prego Luperto, prego. Ottimo lavoro, va bene. C'è questo giocatore che vuole andare via dalla primavera. Prendiamolo, ragazzi. Ma sì, dai, 56, 82, 88 di potenziale, preso. Adesso però fatemi avanzare, non mi interrompete più. Offerta per allenare l'Italia. Questa l'accetto, ragazzi. Questa l'accetto perché mi piacerebbe giocare gli europei e i mondiali, quindi accetto. Magari dopo non ci arriva, è meglio accettarla. Matic ha lasciato la squadra, Mertens ha lasciato la squadra, Mario Rui ha lasciato la squadra, Roberto Insigne ha lasciato la squadra, Verdi ha lasciato la squadra. Dobbiamo fare un grande mercato. Il nostro budget è di 185 milioni e dobbiamo muoverci adesso perché tra poco c'è la Juve. Andiamo nel lab mercato, andiamo subito nel lab mercato perché il nostro obiettivo, signori, è Lionel Messi. Il suo valore è leggermente calato, se non sbaglio, ma ci vorranno comunque tanti soldi per portarlo a casa. Contatta il Barcellona per acquistare. Teniamo in considerazione una cosa, ovvero che non possiamo spendere tutti i soldi per Messi. Gran parte sì, ma non tutti. 110 milioni per Messi. Prima offerta. Vediamo un po', sono soddisfatti? Ma com'è possibile? 3 mesi fa ho offerto 140 e mi hanno detto di no. Adesso con 110 ci portiamo a casa Lionel Messi. No, ragazzi, l'abbiamo pagato poco, ma l'abbiamo pagato veramente poco. Praticamente quanto la Juve ha speso per Ronaldo. Abbiamo fatto praticamente la stessa identica operazione. Ruolo cruciale, ha uno stipendio molto alto però, quindi aspettiamo un attimo, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Controfferta perché lo voglio blindare per 3 anni. Vediamo se
li accetta. Ottimo. Nessuna clausola rescissoria e uno stipendio molto basso, 370.000, quasi dimezzato rispetto a quanto guadagna adesso. Che strano. Accettiamo subito. I bonus sono alti, perché 5 gol Messi li fa, quindi 2 milioni glieli diamo. 3 milioni subito, quindi sono 5 milioni di bonus. Ma ci può stare. L'abbiamo pagato veramente poco, ragazzi. Veramente poco. Ovviamente poco nel senso per un giocatore come Lionel Messi. Cioè, credevo avesse uno stipendio molto più alto. Infatti ce l'aveva, quindi non mi aspettavo questo calo di stipendio. Ma come infortunato? No, 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 no. Ecco perché. No. No, 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 no. No. Quanti giorni sono? 2 mesi. Ma c'era scritto. C'era scritto, io non l'ho visto. C'era scritto che era infortunato. Perché io non l'ho visto. Cioè, non ci ho fatto caso. Vabbè. Ragazzi, 2 mesi. Sono 2 mesi. Sono solo 2 mesi. Gennaio, febbraio. Torna qua. Torna contro la Juve. E torna contro il Barcellona. Che dobbiamo fare? Incredibile. Incredibile, 2 mesi. Forse è per questo che abbiamo risparmiato? Perché era infortunato? Non lo so. Comunque, come sostituto di Verdi ho selezionato Federico Chiesa. Gioca nell'Arsenal e lo voglio ovviamente riportare in Italia. Ha un costo in teoria non elevato. Noi abbiamo ancora 60 milioni e dovremmo farcela. Purtroppo però dobbiamo aspettare, perché non sappiamo niente su di lui. E quindi momentaneamente andiamo avanti così. Offerta per Zielinski. No, ragazzi, no, non si vende più nessuno, ovviamente. Questa qui è la formazione titolare, cioè non siamo messi male, ragazzi. Zielinski gioca lì, non siamo messi male. Sto seguendo comunque tanti giovani, perché abbiamo perso tanti giocatori e li dobbiamo rimpiazzare, quindi non vi preoccupate. Questa cosa ci ha scombussolato tutti i piani, però. Tutti, tutti. Comunque, adesso sto seguendo tanti giocatori e con i soldi che abbiamo li prenderemo. Faremo ancora 4-5 colpi di giovani dai 18 ai 20 anni più o meno. Partita contro la Juventus, grande attesa per il debutto di Messi. Ma Messi non c'è, è un miracolato? No, quindi non posso metterlo in campo. Andiamo a giocare, ragazzi, contro la Juventus, 6 gennaio 2020. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione, Ronaldo è lì, Messi non c'è, ma ci sarà dopo. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, purtroppo siamo sotto la neve, le squadre sono in campo, inquadrato Koulibaly e inizia adesso Napoli-Juventus. Proveremo a vincere per Messi. Arthur, attenzione qui, bellissimo, dimmi che è buono, Zielinski con il sinistro e parata di Szczęsny, era tutto buono. Si sta trovando bene Zielinski in quella posizione, calcio d'angolo, di testa, anzi di rovesciata, non ci arriva nessuno. Ormai è più facile una rovesciata che un colpo di testa. Cutrone, Zielinski, 1-2, bellissimo Zielinski e parata di Szczęsny. Insistiamo ancora noi però, Hamsik, la botta di Hamsik. Nel 7, non c'è Lionel Messi, ma abbiamo Marek Hamsik, il nostro capitano. 1-0. Sono troppo arrabbiato, ragazzi, per questa situazione di Messi, veramente. Dobbiamo dedicargli questa vittoria. Sarà sugli spalti di fianco a De Laurentiis adesso. Buona fortuna, Zielinski allarga dall'altro lato per Insigne, la stessa di Insigne con il destro a giro e poi nessuno ci arriva. Risponde la Juventus con Ronaldo, Dybala con il mancino, 1-1. Subito. L'unico modo per battere la Juventus a questa difficoltà è non farli tirare, perché quando tirano segnano. Ancora loro, Cristiano Ronaldo. E no, ragazzi, no. Però nessuno ci va addosso. 1-2. Tutto buono. 2-1. Messi al Napoli, trasferimento concluso. Ma ci voleva lui, ci serviva lui in questa partita. Zielinski diventa buona per Cutrone. Hamsik, guarda l'inserimento di Cutrone, 1-1 con il sinistro. No, no, Cutrone, dai, dai. Dopo tutti i gol che hai segnato, mi sbagli questo. Fuori Ronaldo, dentro Higuain. Andiamo bene qua. 2 di recupero. Ultima azione della partita. Zielinski diventa buona per Cutrone, che appoggia per Hamsik, che non ce la fa. Poi con calma si gira, il tacco per Vinicius, che carica il mancino da terra. E poi in qualche modo si salvano. Finisce qui. Un incubo, ragazzi. Un incubo. Voglio vedere i tiri in porta. 8 tiri a 7. Partita molto equilibrata, molto. Con l'Inter che vince 4-1 e noi che veniamo scavalcati. Abbiamo bisogno di Messi,
Abbiamo bisogno di Messi, perché la stagione non è ancora finita. Siamo agli ottavi di Champions League, siamo terzi in campionato a pochi punti di distacco dalle prime. Ci vuole qualcuno che la butta dentro, perché guardate la classifica dei capocannonieri, non c'è neanche un giocatore del Napoli. L'Inter, che si trova avanti a noi, ha 3 giocatori: Perisic, Falcao e João Mario. La Juventus ha Dybala e Cristiano Ronaldo. Noi non abbiamo nessuno. Ci manca solo questo: un giocatore che ci faccia 20 gol a campionato. 39 milioni per Higuain. E offerta per Vinicius? Assolutamente no. Sì, è il fake, quindi sì. Un giorno di questi accetto un'offerta per il vero Vinicius, pensando che è il fake, e me lo vendo, sono sicuro. Accettiamo anche la Siski, ma... ragazzi, qui possiamo fare una pazzia. Possiamo prendere Higuain. I soldi li abbiamo. Ne vale la pena spenderne 39 per Gonzalo Higuain? Quanti anni ha Higuain? 32. Ed è un 87. Se lo chiediamo in prestito, niente. No, troppo bello. Vediamo ragazzi, vediamo. Cutrone ancora un 83. Ovviamente offerta per Ciciretti, 10 milioni dal Betis. No ragazzi, Ciciretti è un'ottima alternativa, può giocare in tutti i ruoli, quindi me lo tengo. Anche qualcuno di voi mi ha detto che è molto buggato, quindi non lo vendo. Poi accetta il turnover, quindi siamo a posto. Partita contro la Roma comunque, se riusciamo ad arrivarci. Offerta per Ciciretti, ancora no. La partita contro la Roma la giocheremo nel prossimo episodio, ovviamente. Non so che fare, veramente non so. Non so che fare, perché abbiamo Cutrone, Cutrone ha fatto veramente bene, ma non lo so se Higuain ci può dare di più, non lo so. Non abbiamo un bomber, guardate proprio le statistiche tutte sbagliate, non abbiamo un bomber. Non ce l'abbiamo. Vediamo cosa fare ragazzi. Ci penseremo nel prossimo episodio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vale la pena spendere 40 milioni per Higuain. Poi ovviamente Cutrone farà panchina, perché non possiamo giocare con due attaccanti, saremo troppo sbilanciati. Non voglio fare questo azzardo. Oppure potremmo fare un 4-4-2. Un 4-4-2 si può fare, con Cutrone e Higuain lì davanti, in attesa di Messi. Però un modulo momentaneo, non lo so. Questa potrebbe essere una bella idea, il 4-4-2 e non il 4-2-4, che è troppo sbilanciato. Comunque io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo assolutamente a 8000 like per l'acquisto di Lionel Messi, ma purtroppo dobbiamo ancora aspettare un po' per vederlo giocare. Solo 2 episodi, non vi preoccupate, solo 2 episodi e poi Messi scenderà in campo. Io vi saluto comunque, ci vediamo domani con un prossimo video. Lasciate un bel mi piace, bella!